Non lo so mica, sai. Eh? Non lo so. Babbo, quello era un po'. Questo qui c'è una cosa importante. No.
questi buffetti. Ciao ragazzi, oggi siamo stati a Bolgheri, un famosissimo borgo della Maremma Toscana, scusate il gioco di parole, però è così. E perché è famosissimo? Allora, prima di tutto per la produzione di vino, perché è pieno, ma veramente pieno, di cantine e di vigneti che producono forse tra i vini più buoni che ci sono in Italia. Premetto che io non me ne intendo tanto di vino, però devo essere onesto, l'ho assaggiato lì e devo dire che è veramente, veramente buono. E oltre ad essere famosa per il vino, anche, vabbè, a parte per il paesaggio e per come è strutturato proprio questo borgo, perché è veramente figo. È famoso anche perché è stato il paese dove Giosuè Carducci ha passato la sua infanzia. Diciamo 10 anni della sua infanzia li ha passati in questo paese. Come avete visto, per arrivarci bisogna fare questo viale, che praticamente è un rettilineo tutto costeggiato da alberi, dove al di là di questi alberi sono tutti vigneti. Quindi già da lì si nota quanto sia predominante e quanto sia fondamentale la produzione di vino per questa zona della Toscana. Poi diciamo che, vabbè, a parte il caldo, e fortunatamente siamo riusciti a trovare un bancomat lì dentro il borgo, perché durante la strada, vabbè, ci siamo fermati al benzinaio, ho fatto benzina, e dopo mi serviva un bancomat per prelevare, solo che non siamo riusciti a trovare da nessuna parte. Fortunatamente lì c'era, quindi poi ci siamo fermati a mangiare, abbiamo fatto un giro, siamo stati lì un paio d'ore, abbiamo visitato le cantine che ci sono, i vari negozietti tutti caratteristici. Poi ci sono anche degli artisti che producono ceramica, insomma è stata davvero davvero una bella esperienza. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. Vi invito sempre a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, se volete nei commenti farmi sapere se ci siete stati anche voi, qual è stata la vostra esperienza. E nulla, ci vediamo in questi giorni. Ciao ragazzi!